volta nella valle incantata Gnomi, Folletti e una montagna dorata. Nel paese risuonava una melodia grazie alle fate e alla loro magia. I bambini giocavano felici sui prati imperiali fioriti. La gente viveva serena in armonia, senza immaginare che semplici gesti sarebbero stati portati via. Un giorno qualunque, con un temporale, uscì dalla terra un mostro infernale. Questa malvagia creatura a tutti gli uomini faceva paura. Egli impediva con unghie e denti, cenni, abbracci e assemblamenti. Bastava uno starnuto? Tutti scappano via. Un bacio, una carezza e tutti in farmacia. Tutto il mondo venne segregato e con diversi colori classificato. Verde, giallo, arancione e rosso con limitazioni a più non posso. In questo assurdo momento le mascherine divennero parte dell'abbigliamento. E qui la gente si accorse in un istante quanto una carezza o un abbraccio fosse importante. Tutti i nonni vennero isolati e per le feste amici e parenti allontanati. Le fate della montagna dorata videro la popolazione sconsolata e decisero seduta stante di catturare questo mostro all'istante. I gnomi di Palù con la fretta scesero giù. A Sant'Orsola si sono trovati con i Folletti che da Pierozzo sono arrivati. Da male in volo si sono alzati una miriade di luccicanti fate. Per cucire un'immensa tela che sembrava proprio una ragnatela. Con fili magici venne tessuta e la grande creatura venne così trattenuta. Ora che il mostro ben bene era legato, non era detto che il pericolo fosse passato. Per tenere controllata la creatura, dovevano avere molta premura. A un metro di distanza dovevano stare per non farsi contagiare. L'igienizzazione diventò una protezione per allontanare quel gran cattivone. Ti chiamano Corona, ma tu non sei un re, sei un virus prepotente che non vale un accidente. Ma noi ti batteremo, facendo tornare in cielo l'arcobaleno. Questo Natale sarà diverso, tutti distanti dovranno stare, poiché il mostro non vogliono alimentare. Non sarà facile tutto questo, perché la lontananza è proprio un gran tormento. Ma la nostra forza è il cuore, chiudiamo gli occhi e pensiamo all'amore. Sentiremo vicine le persone che amiamo e sembrerà proprio di tenerle per mano. Questo mostro è prepotente, ma la valle si salverà e un lieto fine ci sarà. Mandiamo un abbraccio alle persone sole con la speranza di scaldare il loro cuore. Possa essere per tutti questo Natale una festa comunque un po' speciale. Tutti vicini anche se lontani per abbracciarci più forte domani. Gelida è l'aria, ma non il cuore. Questi sono giorni ricchi d'amore. Che ogni vostro sogno diventi reale. Tantissimi auguri di buon Natale. Auguriamo a tutti un sereno Natale. Un abbraccio a tutti. Buon Natale da Mirko. Auguri, buone feste a tutti da Massimo. Ciao. Da tutta la famiglia Angel Fly, un sereno Natale a tutti voi.